Il video di Code Academy a cui stavo lavorando purtroppo mi sta richiedendo più tempo del previsto. E quindi, oggi, video sui commenti. In particolare, come avrete già letto dal titolo, il tema dei commenti che andrò a leggere oggi saranno tutti quei commenti che alcuni di voi mi hanno lasciato nei vari video che ho fatto in questi mesi e che hanno a che fare col text-planning, ovvero quelli che in maniera volontaria o anche involontaria mi trattano come se fossi un deficiente, cioè come uno che non ne capisce nulla. Un commento di text-planning a cui ho risposto l'ho fatto durante il video che è uscito venerdì scorso di FK Storia, dove parlo di Linux, in cui c'era il tizio che mi diceva è GNU Linux, non Linux. Quindi siamo quelli generi di commenti a cui oggi mi voglio focalizzare. E quindi oggi video dei commenti di quelli. Allora, prendo il mio iPad e andiamo a leggerli. Questo è un video in cui metto a confronto i diversi standard del linguaggio di programmazione. Sì, e questo scrive: prossimo video fai clear nel terminale per cancellare gli errori. E anche la mia risposta è: temo di non capire, in un video di errori devo togliere gli errori. Cioè, se vi faccio vedere quali errori capitano cambiando i diversi standard di C, perché li devo togliere? Non ha mai risposto al mio commento. Proseguiamo. Questo commento è stato lasciato 7 mesi fa nel video in cui parlo del Raspberry Pi. Il commento dice: io di Raspberry Pi della versione 2 alla versione 4 ne ho più di 10. Nella fattispecie di Pi 4 ne detengo 6. Che sei in carcere. E mi sta per arrivare la 7. I progetti che ci ho realizzato vanno dalla sera domotica, bella, per casa e a progetti di apparecchiature per disabili per lavoro. PS, nel video hai fatto delle inesattezze sul Raspberry Pi 4. Vediamo che inesattezze. Nella mia risposta io chiedo non solo quali sono le inesattezze, ma poi gli dico se mi puoi parlare di più di questa applicazione per i disabili. Ovviamente, manco se l'avessi chiesto alla NASA, l'applicazione per i disabili non la posso rendere pubblica per copyright della ditta. Minchia, scusa. Domani se ce la faccio rivedi il video e ti faccio sapere cosa non mi torna, visto che sono in contatto con i team di sviluppo del Raspberry Pi e ho tutti i progetti e i sorgenti. Secondo me questo utente si è perso, perché sono passati 7 mesi, si sarà perso. Trovatelo, non lo so dov'è, trovatelo. Nel video, questo commento non mi ricordo in quale video è stato lasciato, vi metterò la miniatura qui sopra. Il commento dice: piccolo lapsus, nel video credo ti riferissi allo hot swap e non al plug and play. Se vuoi saperne di più, hai fatto un video USB, la storia della nascita delle porte universali, FK Storia, faccetta. Io sono andato a controllare. E hai ragione. E qua mi devo stare muto! Devi stare muto! E poi mi è piaciuto tantissimo che lui, per portarmi delle prove, che infatti ha ragione, abbia citato il mio stesso video in gamba. Proseguiamo. Nel video in cui parlo che fine ha fatto Windows 9, mi arriva questo commento, scritto neanche in maniera ottimale, comunque: manca anche Windows Longhorno. La mia risposta è: in realtà c'è. Per chi non sapesse, alcune aziende, tra cui Microsoft, quando fa un nuovo sistema operativo, anzi, quando sta sviluppando un nuovo sistema operativo, non gli danno un nome definitivo, gli danno un nome di lavorazione, che tendenzialmente viene chiamato nome in codice. Windows Longhorn, o Longhorn, visto che c'è un H nel mezzo che l'utente si è dimenticato, è semplicemente Windows Vista. Quindi ne parlo in quel video di Windows Vista. Proseguiamo. Nel mio primo video in inglese in cui vi porto la mia esperienza con una scammer, o uno scammer, non so di genere, lui o lei sono presentati come una donna, quindi penso che sia una lei, un utente scrive: ma perché? E io rispondo: cosa? No, dico, perché in inglese? Cioè, lo dico nei primi, credo, 2 minuti. Va bene, non parli inglese? Non c'è problema. La maggior parte del tempo che ho perso in quel video sono stati i sottotitoli. Ora, certo, qualcuno potrebbe dire: YouTube li fa in automatico i sottotitoli. È vero, io mi sono aiutato con i sottotitoli di YouTube, ma l'ho dovuto rifare, cioè nel senso sistemare alcune parole e sincronizzare il testo. Anche perché YouTube i sottotitoli li ha fatti in inglese, perché il video è in inglese, quindi io ho dovuto prendere quello in inglese, risincronizzarle, sistemare alcune parole, tradurlo in italiano e sistemare sempre alcune parole, perché alcune cose venivano tradotte male. Cioè, io ho perso più tempo a sistemare i sottotitoli sia in inglese che in italiano che a registrare e montare il video. Quindi, capisco che il video è lungo, che dura, se non ricordo male, 17 minuti, cioè, ma il motivo io lo dico nei primi 2 minuti, cioè. Vabbè.
Benissimo, Pinguini, io vi ringrazio per aver guardato fino a questo punto e prima di rimandarvi agli altri video che porto su questo canale, scusatemi se il video di Coda Karma a cui sto lavorando non sono riuscito perché pensavo che ci stavo meno tempo, in realtà mi ha preso più tempo del previsto, però spero di portarlo settimana prossima. E quindi, grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo.